Scusatemi, devo chiedervi scusa perché, come in molti hanno fatto notare a seguito della segnalazione di un evasore fiscale nel comune di Bibbiena, io mi sono approfittato di questo evasore fiscale. Lo so, se avessi sgozzato un cuccio di fuoco in diretta sarebbe stato meno grave, però spero che mi possiate perdonare. Ma a parte gli scherzi, a parte le battute, diciamo un po' cosa è successo a seguito di questa segnalazione che ho fatto, e trovate un po' tutta la dinamica sulla mia pagina Facebook. Trovo assurde le critiche che mi sono state mosse, nonché tutti quei post, quegli interventi di difesa a favore di un evasore fiscale. Un evasore fiscale difeso a spada tratta per il semplice fatto che intrattiene i suoi iscritti con i videogiochi. Non è qualcuno che ha salvato il mondo, non è qualcuno che ha inventato nulla, non è qualcuno che cura le persone, che cura gli animali, che ha scoperto una cura per una malattia, che fazioni benefiche, non è nessuno di questi, è un essere, è una persona che come me fa video su YouTube, che sul mondo non influisce proprio come me di una virgola. Allora io dico, un evasore fiscale, io lo perdonerei, dico, ha scoperto la cura del cancro, cazzo, non dovrebbe pagare più le tasse per tutta la vita. Quella persona ogni giorno sta 14 ore in sala operatoria, c'ha un range di operazioni riuscite del 90%, questo è un mostro, no, questo non deve pagare le tasse perché, ok, può permettersi di evadere. Potrei ragionare così, al massimo, appunto davanti a persone che incidono, persone che nella società sono utili, ma un giocatore di videogiochi che non fa altro che quello, che ha reso quello il suo lavoro, per quale motivo dovreste giustificarlo per l'evasione fiscale? Allora, a seguito di tutta questa difesa per un evasore fiscale, vi dico un po' quali sono state le critiche che mi sono state mosse. Vabbè, partiamo dalla prima. Ma perché non denunci politici e altri youtuber? Beh, perché magari questi sono stati leggermente più accorti nel non dire in diretta, nel non dire davanti a tutte quante le persone che sono degli evasori fiscali. Questo evasore di Bibbiena lo ha detto. Ma la cosa più grave non è tanto l'evasione, che qualcuno non ha nemmeno capito, pensano che io abbia fatto quella segnalazione perché Zeb non vuole pagare i 138 euro. 138 euro che lui dice, io non li pago perché non sono come un italiano coniglio che si caca addosso se non paga le tasse. Ecco, questo è il personaggio che state difendendo. Attenzione, quando uno non dichiara le proprie entrate perché Zeb ha detto che lui è un finto disoccupato, cioè che lui lavora ma risulta nullatenente. Quando sei nullatenente, se vai in ospedale, molte delle cure che dovresti pagare non le paghi. Molti dei servizi che puoi ottenere pagando non li paghi. Le tasse sul tuo reddito non le paghi. Chiaro? Questo è il punto. Voi vi pensate che 138 euro... Ma quei 138 euro per l'immondizia di Zeb nel comune di Bibbiena, se non li paga lui, saranno gli altri cittadini a pagarlo, e magari proprio come lui, anzi, che magari sono padri di famiglia, che fanno gli operai, che guadagnano addirittura meno di Zeb, ma che si vergognano a non pagare per un servizio, ok? O far vedere i loro figli che non pagano. Caro Zeb 89, cari personaggini che lo difendete, ma vi rendete conto di che cosa state difendendo? Qualcuno poi ha mosso un'altra critica. Ma perché hai fatto questo video pubblico? Perché hai messo pubblico questa tua segnalazione? Che non è una denuncia, ho segnalato al comune di Bibbiena. Il comune di Bibbiena ha più elementi di me per magari dare alle autorità competenti delle indicazioni, più dati che possono servire, e soprattutto possono agire anche su altri piani, oltre che quello della segnalazione alle forze dell'ordine, anche una denuncia civile, penale, non si sa. Ok, quindi ho preferito segnalare al comune che ha gli elementi per decidere se poi fare denuncia o meno. Invito chiunque sta guardando questo video a segnalare al comune di Bibbiena, non denuncia, segnalazione, questa cosa. Più email arrivano, più non potranno ignorare. Qualcuno però mi ha chiesto perché hai messo tutto pubblico, perché hai fatto questa battaglia pubblica. Ma cavolo, in una community dove tutti quanti, addirittura adesso è di moda, come dice Anima, come dice Zeb, è di moda far visualizzazioni e iscritti col cattivo esempio, facendo da cattivi maestri a migliaia di ragazzini che seguono questi individui, ok? In una community dove un ragazzo si è vantato di essere un'evasione fiscale, io voglio far vedere che si possono fare views e iscritti, perché li cerco sicuramente con queste azioni, facendo la cosa giusta,
denunciando chi viola la legge. Se fosse stato il mio migliore amico a violare la legge, ad avere un video dove dico io confesso sto violando la legge, io avrei fatto la stessa identica cosa. Il problema è che mentre col mio amico che me lo dice o che a cui gli trovo un video, magari mando la segnalazione a guardia di minanza, lo faccio di nascosto senza magari dire che sono io, quando vedo un ragazzo che è seguitissimo su YouTube, dalle cui labbra pendono migliaia di ragazzini, e soprattutto visto da 66.000 persone che si vanta di essere evasore, beh, lì ci vuole un contrappeso dello stesso tipo. Come pubblicamente ci si è vantati di un atto di evasione, io voglio far vedere come pubblicamente ci si deve vantare ed essere orgogliosi di fare la cosa giusta, di denunciare chi ha evaso, ok? Quindi l'ho fatto per questo, far vedere che anima che dice io voglio diventare famoso facendo atti illegali, io voglio diventare famoso e popolare, più di così, che è già tantissimo, facendo la cosa giusta. Poco importa che io lo faccia per un mio interesse personale, ma come diceva il buon Smith, un economista, spesso è l'interesse personale a rendere al meglio l'interesse pubblico. Il mio interesse personale combacia con quello di tutti. E quindi quale motivo ci sarà? Perché non dovrei agire anche per motivi egoistici? Cioè io non posso fare la cosa giusta, altrimenti io passerei per colui che ha voluto ottemperare, realizzare un interesse individualistico. Me ne sbatto, io faccio la cosa giusta perché magari andasse di moda su YouTube fare la cosa giusta, denunciare chi commette atti pericolosi e illegali, ok? Dovreste prendere esempio da me e tutti quelli che dicono il vlogger, il cancro della community, tutti quelli che non sono il cancro della community, che vi parlano del videogiochino, che vi parlano del filmino, che vi parlano del fumettino, dove sono? Zitti e muti perché a loro non conviene immischiarsi contro Zeb89, perché hanno paura poi che quel pubblico là gli va a dire le cose bruttine e gli mette il pollice in giù. Ecco, io voglio dare un esempio che di anche un po' di coraggio, ok? Guardate, non è facile star lì a rispondere a una bassa marmaglia di imbecilli, però lo faccio. E vi assicuro che non è per soldi, per le visualizzazioni, per gli iscritti. Quelli li posso cercare, ma non lo faccio per questo, perché veramente quello che torna indietro è veramente piccolo. Io spero soltanto di poter contribuire a questa community, perché per me la community non deve essere unita. Questa è una delle più grosse vaccate del mondo. Io non devo aiutare nessuno. Io non voglio andare in pacetti con gli altri. Io voglio essere polemico, voglio fare le pulce a chiunque, non voglio farmi i cazzi miei, perché chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni e guarda caso è più o meno l'età della mafia, ok? Finisco dicendo che qualcuno ha detto ma il tempismo col quale è uscita la tua segnalazione, premesso che io posso fare la segnalazione per quel motivo che mi pare, anche per vendetta, tanto è una segnalazione giusta, non dovrei agire per vendetta nel fare una cosa sbagliata, ma nel fare la cosa giusta per agire. E siccome voi non siete tenuti a credere che io ho chiamato il comune di Bibbiena contestualmente al video, che mi hanno detto che erano tutti in ferri, di mandare un'email più tardi, che non ho mandato subito, ho aspettato un po' di giorni, ok? Potrei raccontarvi tutto questo, voi legittimamente non dovete credermi, ma dico una cosa, se anche avessi agito, come dite voi, col tempismo, proprio quando il maestro Bonetti ha deciso questa cosa qui, perché, bene, non dovete credere, facciamo finta che è così. E quindi, ho fatto la cosa giusta per un motivo che interessa a me. Fate la cosa giusta, cercate una motivazione personale. Potete cercare una motivazione egoistica per fare una cosa giusta, e quindi, ma magari Bill Gates per fare più benefici. Bill Gates, non se lo credete, o Warren Buffett, la metà del patrimonio, che era 70 miliardi di dollari, uno dei patrimoni più grandi del mondo, l'ha data completamente in beneficenza, in varie istituzioni, eccetera, eccetera. Si è tenuto l'altra metà per far più soldi, e per far più soldi lui camminerà su tanta gente, magari come lui, perché poi ha deciso che quando morirà vuole dare tutto quanto in beneficenza. Oh, un fine individualistico, far soldi, proprio me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo, potete pensare quello che volete, ma dopo un certo punto, dopo che avete giudicato me per magari il fatto di aver voluto fare visualizzazioni, al centro dell'attenzione ci dovrebbe essere un'evasione. Un evasore fiscale che si vanta di esserlo. Il problema non è tanto che l'ha fatto, è che se n'è vantato. Ciao a tutti, cagnacci. Alla prossima.